Dopo il sit-in iniziato nella giornata di ieri da parte del presidente del Movimento Vita, Nando Amoruso, Crotone anche oggi continuerà le mobilitazioni a difesa dello scalo aeroportuale. Nel primo pomeriggio è prevista una nuova manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone in concomitanza dell'ultimo volo Ryanair per Pisa, che di fatto chiude un ciclo e preoccupa la comunità. Questa mattina sul tema è intervenuto anche il senatore Marco Sicleri, invitato a un incontro organizzato dal gruppo di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale Pitagorico. Non si può pensare di concentrare tutto su un unico aeroporto che è quello di Lamezia, perché oggi le Reggio Calabria e Crotone sono distanti notevolmente da Lamezia perché non sono collegati, e poi non riesce Lamezia a compensare il lavoro che fanno gli aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria. Abbiamo chiesto a Marco di venire a darci una mano, perché la questione dell'aeroporto di Crotone è una questione importantissima. Sarà presentata una petizione in Senato e un'altra petizione sarà presentata dai parlamentari di Forza Italia nella persona di Iole Santelli alla Camera dei Deputati. Giuseppe Laratta per la CNews 24.